E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Little Hope. Anche col secondo episodio, ragazzi, siamo riusciti a superare gli 80 like, per cui anche per questo nuovo video, ragazzi, vediamo se riusciamo a raggiungere nuovamente gli 80 like. So che ce la possiamo fare. Vi ricordo che il sostegno, appunto, con mi piace, ragazzi, è assolutamente fondamentale affinché comunque questa serie continui. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa, ragazzi, sono successi veramente dei fenomeni, direi alquanto singolari, perché i nostri personaggi in un paio di occasioni sembrano essere stati trasportati in una sorta di altra dimensione spazio-temporale, ragazzi, o perlomeno temporale più che altro. Cosa anche più assurda è che, per esempio, abbiamo incrociato un personaggio che è praticamente identico, sputato ad Angela. Ma cosa più importante, ragazzi, cui io non avevo fatto effettivamente poi così tanto attenzione, è il fatto che praticamente ogni personaggio del nostro gruppo è pressoché, io oserei dire, identico al sogno che Andrew ha fatto. Infatti, quello che abbiamo visto nella intro, ragazzi, non era la realtà, come giustamente qualcuno di voi mi ha fatto notare. Ma era appunto un sogno di Andrew, sogno all'interno del quale i nostri personaggi comunque erano legati da un rapporto familiare. Si trattava infatti dei genitori, dei figli. È veramente tutto molto molto strano, ragazzi, perché sembra che tutto ruoti sempre attorno comunque al fatto che i nostri personaggi magari siano, cioè, anche in altri luoghi, in altri tempi, cioè è tutto strano, ragazzi. Io non perderei più tempo. Eravamo arrivati qui dove poi il gruppo, insomma, si era diviso. Effettivamente, cosa su cui io non ero assolutamente d'accordo, specialmente dopo aver visto gli ultimi eventi, ragazzi. Però il gruppo sembrerebbe aver deciso così, non possiamo farci niente, per cui noi stiamo procedendo verso Un la attimo. città. C'è qualcosa. C'è? Che? Oh, dove corri? Dove vai? Ma che fa, regà? Che sta succedendo? Mi dai del tempo di arrivare? Che succede? Grazie. Perché se la sono andata a gambe così? Va tutto bene qui? A posto. Quel rumore era solo il vecchio del bar in bicicletta. Stupido ubriacone. Qui intorno ci sarà un sentiero più agevole per tornare in strada. Muoviamoci. Regà, no, allora, aspettate, no, parlamone. A parte che non mi date neanche il tempo di cominciare, che subito succede qualcosa. Ma poi questa reazione esagerata? Perché? Cioè, hanno assistito a cose più raccapriccianti, sentono un rumore un pochettino, eh? A parte che da lontano si vedeva che era un tizio che stava tipo riparando una bici. Cioè, io non ho capito, regà, questa. Trovo un modo per Come ti ritornare in spieghi ciò strada. che Ma abbiamo visto? Non ha nessun senso. Ma so che a Little Hope ci furono processi alle streghe esattamente come a Salem. come finì? Credo che tu possa immaginarlo. Va bene, nel Cosa peggiore può dei modi essere stato? possibili, fondamentalmente. E E dai, ora? continuate. Che c'è? Che c'è? Dobbiamo restare con Johnny, oserei dire. Non ci Su, separiamo. avanti. John non vuole che ci allontaniamo. John? Ci sta provando, ma non è all'altezza. Ma è comunque una situazione nuova per tutti, zia, eh? O non te ne sei resa conto? Nessuno di noi si è trovato in situazioni simili prima. Già, questo è vero. Non riesco a togliermi dalla testa quella strana bambina. Quella bambina mi dà decisamente i brividi. I Sono ancora brividi turbato dopo da quella brividi. bambina. Anch'io. Era inquietante. Raggiungiamo John. E te sei fermata, che vuoi da me? Mannaggia, sa. John! Aspettate, ragazzi, si poteva interagire. Ah, si può interagire qua, attenzione. Altri simboli strani. Cos'è? È sangue quello? È sangue o è succo di more? Succo di more freschissimo. Quello è un piede, quello è un piede e quella è una gamba. Una gamba e un piede. Una gamba e un piede. Decisamente meraviglioso. Che Comunque razza di nessuno. posto è questo?
Ha detto nulla. Ah, è un altro di questi mammocci, ragazzi, questi papozzi di legno. Non avete considerazioni da fare riguardo? Sembrerebbe sangue, cioè ci sono una gamba e un piede che ci stanno inseguendo. Lasciamo perdere, o non abbiamo nient'altro da dire? Raga, io, boh. Tutto bene? Ho la sensazione che Angela mi giudichi per mettermi in difficoltà. O forse semplicemente sento sentito quello che ha detto. Una certa responsabilità. Siete tutti sotto la mia tutela. Tu come ti comporteresti al posto mio? No, io non mi esprimo. Siamo ottimisti, non è proprio nel mio spirito, raga, sinceramente. Vabbè. Forse cercherei di rimanere ottimista. Ottimista. E di impegnarmi a fondo, non c'è altro modo. Impegnarmi a fondo. Oddio, anche che era quell'ombra. Impegnandomi, non credo di essere all'altezza di quello che sta succedendo penso stanotte. Penso che nessuno lo sarebbe. Quello a cui abbiamo assistito poteva essere un evento soprannaturale. Io inizierei a credere di sì. Io comincio a credere di sì. Quella strana bambina nella nebbia. E poi all'incrocio, qualunque cosa fosse. Non possiamo rischiare di saltare a conclusioni estreme solo perché non sappiamo spiegare come qualcosa. Lo spiegheresti razionalmente, zio? Ripeteremmo l'errore di Little Hope nei processi alle streghe. Presero le decisioni più sbagliate, basate su prove inconsistenti. Ma non lo so, regà, non lo so. Non dire nulla. Lasciamo perdere. Rassicurazione? Non mi piace. Angela, muoviti. Che cazzo fai lì? Muoviti. Ma perché rimani da sola al buio? Ti muovi? Raga, mi sta mettendo nervosa. Perché non si muove? Vabbè, niente, guarda, ti lascio lì, tu stai tranquilla, rimani al buio di notte nel bosco con gambe e piedi che ci inseguono. Per me non c'è alcun tipo di problema, Io sono serenissima, io. Veramente serenissima. Muovite, perché rimane lì? Oddio no. Che cavolo è? Dove vai? Aspetta. Dove vai? Oddio no, quella è stupida. No, regà, ma per... No, vabbè. Sì, scusate ragazzi, chiamata, ma... Mi sono resa conto perché ho premuto, regà, il primo tasto che ho visto l'ho premuto istintivamente. Non mi sono resa conto che non era che dovevo premere il bottone, ma che bisognava far piano. Cioè, ecco un altro che scappa. Adesso sì, devo premere i bottoni. Adesso, ma... Sì, ma... John dove è andato primo? Angela è Bel lavoro. Grande, e ce Angela? L'hai fatta. Sei andato di nuovo nel panico? Ma che cavolo? Hai fatto come prima. Sei andato nel panico. Non puoi farmene una colpa, però. Se volevate restare soli, bastava dirlo. Non era necessario scappare a quel modo. Qualcuno deve badare a John. A sto punto. Qualcuno doveva pur calmare John prima che si perdesse. Divertente. Ma ti dico che c'era qualcosa di mostruoso. E che nella cos'era, baracca. Cavolo? Io non ho guardato. Sì, come no. Qualcosa di mostruosamente minuscolo e indifeso. La terrificante creatura della capanna non era altro che un gatto. Io dico di proseguire, ok? Vabbè, raga. Cioè, io boh. Ma perché ci stanno? C'è sta sempre sto riferimento ai gatti? Infatti, prima era il questa bar. Questa è la nostra occasione. Del gatto nero. Dentro potremmo trovare una radio oppure un telefono. Magari anche il nostro autista. Sì, giusto qua. Dai, cerca qualcosa per rompere il vetro. Ok. Come si chiama? Resta in gruppo, cerca aiuto in città. Ah, ok, la polizia. Ma vedete, raga, che c'è sempre il riferimento a un gatto nero? A me fa super piacere, per carità. Potremmo usare anche sta sedia, però non mi fa interagire. Come nei film, di solito si vede quando vengono rotte le finestre con le sedie. Qua non possiamo interagire, sembrerebbe di no. Fatemi prima controllare bene qua intorno, ragazzi, per vedere se c'è qualcosa di utile, di interessante. Sembrerebbe di no.
Ah, una pietra. Un sasso, semmai, anzi. Aspettate. Se è questo quello che ci serve, volevo però un attimino ancora guardare qua intorno. Perché quel sasso potrebbe essere utile. Allora, con lui non possiamo parlare. Da qua siamo arrivati. Vediamo di qua, ragazzi. Perché magari c'è qualche cartolina, non lo so, qualcosa che mi sta sfuggendo. Infatti, vedete un po', ragazzi. Meno male. Oh. What the fuck? Misericordia. Ok, con loro comunque non posso parlare, per cui direi di prendere il sasso, ragazzi. Sembrerebbe non esserci più nulla da vedere qua intorno, per cui torniamo a prendere il sassolino. Ci stanno tante sedie, prendiamo un sassolino. Va bene, prendiamo il sassolino. Che volete che vi dica? Ecco fatto. Tac. Dammelo. Ora sfondo perché la finestra. Tu? Perché tu? Che c'è? Io non sono capace. Tranquillo, ci penso io. Va bene, se te la senti. Ma è semplice, ma non per tutti. Prendere una finestra da 5 metri? Un gioco da ragazzi. Se non reggi la pressione, puoi farti da parte. Sono tranquillo. Parli? Per dire, stai zitto. Vi spiace darvi una mossa? Se continuate di questo passo, marciranno gli infissi e il vetro cadrà da solo prima che abbiate finito. Ma perché? Strike! Faremo di te una stella del baseball. Non è stata solo fortuna. Ma raga, cioè... Ma che conversazione? What the fuck? Vabbè. A me sembra sicuro. Sì. Oh, entra per primo. Grazie. Le ultime parole famose. A me sembra sicuro. Bla bla bla. Ma ecco, semplice. Beh, tocca a te. Di solito prima le signore, però... In questo caso... Mettiamo da parte le buone maniere, no? Ah, ecco. Daniel, scuole medie. Oh, le scuole non sono mai un bel posto, ma mai, mai, mai. Ok, abbiamo lasciato un gruppo e ci hanno portato dall'altro. Non so che cosa abbia visto John e non mi interessa minimamente scoprirlo. Lei è sempre molto scazzata, raga. Tu pensi di essere formidabile, ma adesso vedrai, secondo me... Oh, ho visto un'ombra, l'ho vista. Non mi dite di no perché l'ho vista, era lì. E davvero ci vogliamo addentrare là dentro? Davvero? Siamo pazzi? Che cos'è stato? Siamo folli? Niente, tranquilla. Niente che... In vendita. E chi cacchio se la compra? Certo che è ancora in vendita. Raga, no, ma cioè stiamo scherzando, siamo fuori. Siamo fuori da ogni ragione, grazia di Dio. Perché avranno chiuso la scuola? Ma perché? Perché non c'è più un'anima? No, lascia perdere. Anche se riuscissi a scavalcare non ti seguirei. Ah beh, meno male, qualcuno che ha un minimo di buon senso. Andiamo via. Di qui non si passa. Forse ho commesso un errore. Vabbè, non facciamo gli stronzi. Non importa. Non importa. Abbiamo scelto noi di venire. Ci sarà un modo. Ma voi siete matti, regà. Ok, nella scuola non entriamo. Però fatto sta che siamo sempre immersi nel nulla di notte. Nel nulla di notte. Ma non ve ne siete accorti? Trovo un'altra via d'uscita. Littelop 1692 addirittura. Qui c'è il ponte, che penso sia quello che abbiamo incrociato, insomma, il ponte, vabbè. Fa niente. Noi andiamo in giro come se... Ah, ecco il ponte, ok, questo è il ponte. Non quello che avevamo visto. Perfetto, e parco giochi. Le scuole, i parco giochi, proprio i luoghi più consoni e adatti in cui andare in occasioni del genere. Proprio fremo di curiosità e di voglia di andarci.
Davvero? Sì, sì. Madonna, raga. Ma voi state fuori. Cioè, ma come fate a stare così tranquilli? Io non capisco. Come potete stare così tranquilli? Raga, no, no, no. Non mi dice proprio niente di buono. Ma proprio niente di buono. Questo no buono, no buono, eh. Assolutamente no. Pure i disegni raccapriccianti. Bene. Pure i disegni raccapriccianti. D'accordo, Taylor. Andiamo, usciamo da qui. Anche se ho un bruttissimo presentimento. Affrettiamo il passo. Eccolo là, lo sapevo, lo sapevo. Che fai? Che fate? Lasciate perdere. Lasciate perdere. Ehi, va tutto bene? Vieni fuori. Anche se non vorrei. Esci immediatamente da lì. Lasciala, lasciala, lasciala perdere. È la stessa bambina che hanno visto Angela e Andrew. Non ne ho idea. Se lei. Fossi in te non lo farei. Non toccarla. Non toccarla, lasciala. Oddio, regà. Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Quanto odio queste cose, quanto odio queste cose. Ah! Di nuovo! Ditemi che non è vero. Siete più cauti, non deve trovarmi. Di chi stai parlando? Andatevene o lui mi troverà. Vieni fuori, Mary. So che sei qui dentro. Vi prego, lasciatemi. Potrai andare quando sarò certo che non svelerai il nostro segreto. Oddio. Sono stanco dei tuoi giochi infantili. Devi portarmi rispetto e non proferire alcuna parola. No! Lasciala andare! Lasciala andare, subito! What the fuck? Oh! Che sortilegio è questo? Il gelo pervade il mio corpo. Non ho fatto nulla. I malefici sono opera di Amy. È lei in combutta con il demonio. Io l'ho vista nel bosco insieme ai suoi famigli. Sono innocente. Giungerò alla verità a qualunque costo. Tu adesso vieni con me. Vi ringrazio di cuore. Basta, fa silenzio. Si può sapere che cosa diavolo era? Le due bambine devono essere collegate. Non può trattarsi di un caso. Io non capisco. È meglio non restare qui. Andiamo via. Volentieri. Regà. Allora, io so che la bambina, abbiamo detto, sta bambina non mi piace, mi fa paura, inquietante, eccetera. Però in quella situazione, cioè se avessimo assistito a quella situazione senza sapere nulla del resto, io comunque l'avrei difesa. Perché c'è una bambina che... Cioè, io... Che viene comunque cioè aggredita da un adulto. Quindi fondamentalmente ovviamente l'istinto è quello di proteggere il minore. Io non so che dire, raga. Non so che diavolo stia succedendo. Veramente tutto ciò mi sta lasciando molto molto perplessa. Ma in maniera positiva, oserei dire. Perché non ti permette comunque di capire, di manco tanto di interpretare effettivamente. Oddio. È già la seconda cartolina in cui si vede Angela, ragazzi, e si vede appunto che è in pericolo. Noi ci salveremo. Ok. Oddio, cos'è quella luce là in fondo? È tutto ancora un mistero, ragazzi, e questo è il bello, credo. E c'è tutto strano. È tutto strano, inquietante, come quella luce laggiù. Sicuramente lo è. Decisamente lo è. Ci sarà qualcuno. Potrebbero aiutarci. Chi? Da quella parte. Ti aiuto. Ma chi volete che ci sia, regà?
Attenzione, non facciamola cadere, raga. Piano. Ok. Opla. Non so se si interpreta dalla mia espressione la mia perplessità, ragazzi. Però cioè, non sono credo solo che in ci attesa. Porterà fuori dalla città. Niente strade. Andrà da qualche parte. Non so cosa pensare. C'è a malapena un sentiero. Sono solo in attesa di avere qualche altra informazione in più per poter cominciare a capire. Perché è tutto strano, insomma, perché sta bambina ci trasporta in quest'altra dimensione? E per farci vedere cosa, poi, tra l'altro? Cosa dice? Fermate la chiusura della fabbrica Ravenna. La protesta non ha avuto successo. Già, sembrerebbe proprio di no. Si è andato tutto a scatafascio, tutto in rovina. Oh, quante cose che possiamo analizzare, raga. Facciamo attenzione prima di fare altri movimenti. Possiamo andare anche di qua. Vediamo un po'. È un buco. Ok, c'è un buco nella ringhiera. E allora? Puoi passare da lì? Aspetta, oh! Non ho ancora analizzato il resto. È un po' stretto per te. Troverò un altro modo. Troverò un altro ingresso. Ok. No, perché non voglio fare lo stesso errore, raga, che ho fatto di non continuare ad analizzare le cose qua intorno. Allora, di sicuro questo affare lo potremo muovere, ragazzi, in qualche modo, io credo. Forse per salire e entrare da lì, probabilmente. Qui c'è un pezzo di legno. Di qua c'è qualcos'altro di utile. Di qua sembrerebbe di no. Ok, analizziamo prima il pezzo di legno, raga. Vediamo un po'. Cosa dice? Ehi, qui c'è qualcosa. Fabbrica, vendere il terreno, devasterebbe la comunità, sindacato. Ok, quindi comunque per non far chiudere la fabbrica sempre fondamentalmente. A quanto pare la chiusura delle fabbriche, raga, ha portato l'intera città ovviamente alla rovina. La porta sarà chiusa, ovviamente. C'è. Possiamo trovare un'altra via. Sì, sì, già sapevo che la porta era chiusa. Volevo solo averne la conferma, la certezza. Ok, infatti questa è l'ultima cosa, ragazzi, con cui possiamo interagire. Aiutami a spingerlo. Sul serio? Non c'è altro modo. Dai, forza. Se non ho altra scelta. Non fare la pigra, che cavolo. Che devo fare tutto da solo. Ecco fatto. Oh, ho fatto tutto da solo praticamente, però. Va bene così, guarda, tu non preoccuparti. Allora, io non credo ci sia altro da analizzare qua intorno, ragazzi. Sembrerebbe di no, per cui andiamo. Vediamo se riesco ad aprirla. Mamma mia, vi volete addentrare là dentro, regà. Mazza. Bella arrugginita, oserei dire. Ce la vede l'antitetanica? Io mi auguro di sì. Attenzione, attenzione. Ovviamente è tutto stramaledettamente buio. Ne sei sicuro? Vorresti entrare? Hai una proposta migliore? Beh, hai una proposta migliore? Scusa. Sicuro? Per esempio stare lontano dagli edifici vecchi e bui dopo quello che è successo. Su questo potrei essere anche d'accordo, ma non fare la bambina, su via. Ora smettila di fare la bambina. Diavolo. Ecco. No, però, io personalmente le mi avrei serve dato, il telefono. Le avrei dato ragione, però. Per chiamare la mamma. È tutto buio, mi serve una luce. Vorresti lasciarmi qui da sola, senza il telefono? Il tuo telefono è in buone mani, eh? Non ti preoccupare, avrò cura del tuo prezioso telefono. Lo riavrai intatto. Dai, muoviti. Prendilo, ma se me lo rompi sei morto. È la Madonna. Addirittura, mi minacci di morte. Io mi sto addentrando in un edificio buio in cui non sappiamo cosa diavolo c'è. E mi minacci di morte se ti spacco il telefono. Ma io ti spacco la faccia, zia. Oddio, regà. Sono dentro. Oddio, regà. Com'è? È sicuro? Che vuoi che ne sappia? Mi sembra. Oddio. Le ultime parole fammi. Forza, svegliati! Oddio, regà.
Taylor, la porta è bloccata. Ecco qua. Allora provo a fare il giro. Ecco qua, lo sapevo io, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo che saremmo rimasti qua dentro da soli. Che era quello che non volevo che succedesse. Che incubo. Funziona la torcia. Uffa. Uffa, 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 regà. Che c'è? Ok. Ok. Zitti. 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 Giusto mo si doveva spegnere la macchinetta. Mannaggia santa. No, cazzo, devo premere triangolo. Mannaggia a me, regà, per vedere la macchinetta. Ma che palle. Oh, io sto facendo troppe cazzate in sta serie, per questioni di distrazione. Mo mi comincio ad alterare, ma con me stessa ovviamente. Me la sto a prendere, regà. Per guardare la macchinetta che aveva spento la registrazione. Che c'è? Non mi sono accorta che devo premere triangolo. Che c'è? Che è? Piano. Non ci posso. Questa finestra è sprangata. Mi hai fatto spaventare. Mi hai fatto spaventare. Scusa, non ti volevo spaventare. Ho capito, ma quasi con te. Ah, Franco. Ho fatto amicizia con i topi. Non ci si annoia. Gli ho dato anche un ho nome. Ho fatto amicizia con alcuni topi. Tranquilla. Sembrano inoffensivi. Scusa. Vai all'ingresso. Io ti aspetto lì. Certo. Cioè, in un posto simile la prima cosa che poi potevi aspettare sono i topi. Questo poco ma sicuro. Andiamo alla porta. Un attimo, arrivo subito. Mo va a finire che non è Taylor, volete vedere, raga? Ehi, ho capito, sto arrivando. Non è Taylor, non è lei. Ci scommetto le palle che non ho, raga. Ci scommetto. Oddio. Franco, e basta. Già ti si fa... Angela, ma che cosa? La porta sul retro è chiusa. Qualcosa ti turba? Dimmi, qual è il problema? Giungeranno presto qui. Cerca di calmarti, cara. A chi ti riferisci? Girano voci su di me. Accuse molto gravi. Di quali genere di accuse parli? Della mia complicità col diavolo che pratichi la stregoneria. Chi sosterrebbe tali assurdità? Non riesco a capire. Oh, non mi so dare una ragione. Affronta, affronta. No, non passo di più. D'accordo, ma devi spiegarmi come sono arrivato qui. E soprattutto dove cazzo siamo? Modera il tono. Sei al corrente delle accuse a mia moglie Amy? Ma io non ti... Quali accuse? Quali accuse? Apri la porta, Joseph, all'istante. Basta scempiaggini, confessami tutto ciò che ma sai. Cosa? Io ho visto una bambina. In effetti ho visto una bambina. Parlami di lei. Era insieme a quel prete. Beh, era insieme a quel prete. Il reverendo Carver, colui che sta bussando alla porta. Sì. Mary. Credo proprio di sì. Su, via, Mary. Mary. Oh, Mary mi ha vista nel bosco un giorno fa. Ero dedita alle mie mansioni. Deve esserci qualcos'altro. Mary detesta i rimproveri. Forse ha voluto vendicarsi. Non è affabile. Pensi che le voci arrivino da Mary? È di sicuro una bambina difficile, ma questo mi pare eccessivo. Joseph, se non apri subito, te ne pentirai. Sarebbe un intraccio alla legge. Che facciamo? Vedrò di risolvere. Hai la mia parola. Non facciamoli entrare. Reverendo Carver, sceriffo. Ho qui un mandato ufficiale per l'arresto di Amy. Mia moglie è una donna innocente. Qualcuno l'ha sentita parlare a una favella oscura. Chi muove accuse a mia moglie? Mary. Ecco qua. A condannarla è soltanto la parola di una bambina.
Consegnati spontaneamente allo sceriffo. Fallo per il tuo bene. Verrò anch'io con lei. Non intendo lasciarla sola. Questo comportamento non gioverebbe a tua moglie. Abbi fede nella giustizia. Non aver timore. Vedrò di risolvere questo impiccio. Dov'eri finito? In un'altra delle mie visioni. Sembri agitato, cos'hai? Hai avuto un'altra visione? Non so. Potevano vedermi e sentirmi. È stato diverso. Potevano vedermi e sentirmi. Però non ci giurerei. Erano molto spaventati. C'è qualcos'altro? Ho visto arrestare una donna. A volte, regà, non so cosa rispondere. Ho visto che portavano via una donna. In arresto. Era stata accusata di stregoneria. La bambina inquietante ha fatto il nome di Amy al sacerdote. È per questo che l'hanno arrestata. Quella donna, Amy, è finita in un bel guaio, quindi... È sbagliato. Invece di uscire da questo posto dimenticato da Dio, siamo finiti di nuovo in centro. Quindi c'è questo posto da... Raga, ma che sono sti tagli così? Non capisco questi tagli così cosa netti, ne pensi? Ma... che fatiscente, oserei dire! Non sono sicuro che troveremo qualcosa di utile qui. Sembra abbandonato. Sembra? Voi studenti siete tutti uguali. È i tutto soliti abbandonato. Catastrofisti negativi. L'aspetto non conta. Quello di cui abbiamo bisogno è soltanto un telefono funzionante. Ma ti pare che qua possa esserci un telefono funzionante? Mamma mia, che fatica entrare da una finestra. Questo postaccio fa ancora più schifo della città. Sono d'accordo. Che cosa c'è? C'è qualcosa di familiare in questo posto. Hai un passato da criminale di cui vuoi parlarci? Passavi con il rosso? I commissariati di troppo provincia sono tutti uguali. Tizia, eh? Raga, non so. Non so. Deve pure esserci un telefono da qualche parte. Non sperate di trovare qualcosa. Qui è una tomba, come Little Hope del resto. Vediamo cosa c'è. Raga, non so veramente, vi ripeto, continuo a rimanere perplessa. Non capisco come sia comunque, prima di tutto, possibile che queste persone vengano tipo trascinate. Porca vacca. In un'altra dimensione temporale... E non capisco a maggior ragione perché queste persone sono uguali, identiche, spiccicate a quelle di queste visioni e a quelle del sogno di Andrew. E non capisco, regà. Veramente continuo ad essere positivamente dubbiosa, diciamo così. Certificato di che? Ah, vabbè. Lettera di encomio. Guardate, regà, parla dell'incendio. Gli agenti George Reynolds e Ernie Hoffman hanno risposto ad una chiamata riguardante un incendio. Giunti sulla scena prima dei vigili del fuoco, a sprezzo della propria incolumità, i due sono lanciati nella casa per tentare di mettere in salvo gli abitanti intrappolati. Sfortunatamente le fiamme li hanno respinti e non c'è stato nulla da fare per le numerose vittime. Sembrerebbe essere proprio quell'incendio di cui Andrew ha sognato. O magari è solo un caso? Ma non saprei, regà. Allora, vediamo che altro c'è qua. Qui sulla scrivania... È una radio. Maledizione. Non funziona? Era il biglietto per casa. Non va. È rotta. Non funziona, raga.
Stavo dicendo che sono positivamente dubbiosa. Continuo ad essere positivamente dubbiosa, ragazzi. Non so davvero che pensare, cosa provare a capire. Comunque, ovviamente l'ambiente un po' della stazione di polizia, ragazzi, un minimo, ah, da qua si prosegue, ci rammenta Resident Evil 2, oserei dire. Infatti, cioè, ci deve essere. Veramente sembra molto molto simile, ragazzi, eh. Un telefono. Vediamo. Sono il vincitore. Ma non funzionerà. Ecco il telefono. E non funzionerà. Forse siamo salvi. Come no? Non c'è linea. Ma dai, che novità? Ti aspettavi di trovarci linea? Su, via, ragazzi. Merda. Calmo. Oh. Ehi. Calma, calma. Devi smettere di reagire ai problemi come farebbe un bambino. Guarda qui. Notato che manca il cavo? Eh già. Sveglia. Potremmo provare a cercare un cavo, allora. Un cavo? Pure un cavo, mo devo cercare. Ma... davvero? Dite davvero? Wow. Oggetti che non sono nostri. Facciamoci gli affari degli altri. Cosa c'è qui? Ticci. Segreto trovato. Cianfrusaglie e hippie. Ok, interessante. Si chiama Ticci. Per gli amici T. Fantastico. Dove lo trovo un cavo? Dove diavolo volete che io trovi un cavo? Antico reclusorio per streghe, ragazzi. Qui furono detenuti gli imputati dei processi alle streghe. Ah, quindi la stazione di polizia è stata costruita dove venivano praticamente accusate di stregoneria le varie vittime. Meraviglioso, meraviglioso. Veramente, veramente. Coraggio. Meraviglioso. Sento che troveremo qualcosa. Sì, sì. Ma io, allora, pur tornando nelle altre stanze, suppongo che non troverò quello che mi serve, vero? Penso di no. Quindi temo comunque di dover andare alla porta. Almeno mi auguro, raga. Sì, perché comunque qua intorno, a guardare, abbiamo guardato e non c'è niente di regola. Aspettate però. Io di qua mi sa che non ci sono andata, raga. Fermi, fermi, fermi. Di qua. Che cos'è? Come fa a funzionare? Che facciamo? Rispondiamo. Ci penso. Che pensi me? Ci penso io. Fa attenzione. Attenzione, devo rispondere. Tranquillo, professore. Rispondi, dai. Oddio. Forse non è stata una buona idea. Non dovrei essere qui. Di chi si tratta? Una donna. Lo giuro, sembra molto agitata. Chiunque sia, falla ragionare. Se si agita, non otterrai nulla. Qualcuno qui non vuole che emerga. Che cosa? Perché sei così agitata? Calma. Riesci a spiegarmi qual è il problema? Io voglio aiutarti, ehi. Ascolta, va tutto bene. Ti aiuterò se è possibile, ma prima devi dirmi come ti chiami. Sono stata accusata di crimini. Ah! Dai, lasciami andare! Ancora. Oh, merda. Oddio, sono loro. Oddio. Oddio, sono loro. Vieni, piccola. Desidero parlarti. Se rivelerai il nostro segreto, la dannazione eterna sarà la tua condanna. Posso fare affidamento su di te, allora? Le mie labbra non proferiranno parola. Se dirai qualcosa o farai accenno a... alle altre questioni, verrò a prenderti nel cuore della notte più buia.
per infliggerti il castigo più atroce. Prego, reverendo, iniziamo. Abbiamo atteso fin troppo. Torna da loro. Ma che cazzo? Prego questa corte, l'esimio giudice Wyman, di non lasciarsi ingannare dal biasimo dell'imputata. Il diavolo è maestro di inganni. I suoi adepti ostentano innocenza. Non hanno alcuna scelta. Dichiaro davanti a Dio la mia innocenza verso le accuse rivolte. Ma silenzio, Amy. Che cosa possiamo fare? Restiamo in silenzio, voglio assistere. Non facciamoci sentire. Lasciamo che vadano avanti. Vediamo che succede. Col dovuto rispetto, reverendo, dubito che i miei concittadini, conoscendomi, si pronunceranno contro di me. Sanno chi sono. Conoscono la mia rettitudine. Non mi lascerò certo irretire da questi inganni. Il demonio può trovare rifugio dove meno lo aspetta. La mia consorte non è una pedina del diavolo. Oddio, si è visto. Questo è il panico, regà. Ma ve lo ribadisco. Mia moglie non è colpevole. Chiedo umilmente a questa corte di non prestare alcun ascolto alle parole di un uomo sul cui focolare grava il fetore dello zolfo. Avviciniamoci a... alla bambina, regà. Oddio, non lo so. Tutto assurdo, regà. Veramente mette in difficoltà. Non lo so, non so a chi avvicinarmi, alla bambina. Giudice, chiedo il permesso di concludere la seduta senza indugiare, onde evitare che le forze del male possano di fatto volgere il processo a loro favore. Mary, sorella, che succede? Ma cosa... Oddio, che ha? Non ti immischiare. Che cosa hai fatto a questa bambina? Hai costretto una creatura innocente a un patto col diavolo. Questa piccola è posseduta. È di certo opera tua. È falso, reverendo, perché vi ostinate ad accusarmi? Lo vedremo chi afferma il vero. Amy, imponi le mani su Mary. Verifichiamo che accade. Se ho ragione, come penso, il tuo tocco la libererà da ogni male. Che cosa ti turba? Non può essere altrimenti se le hai fatto un sortilegio. Non posso sopportare oltre. Non credo di poter sopportare oltre. Ormai manca poco tempo. Loro sono qui tra noi! Loro sono qui tra noi! Parla di noi! Ecco, guarda caso. No! Quali altre prove sono necessarie per comprendere che il diavolo è all'interno? Pregate, presto! Il diavolo aleggia nella stanza. Salvatevi, fate appello al Signore. Che diavolo era quello? Era reale o no? Ma non si fanno più i processi alle streghe. Erano diffusi soprattutto 300 anni fa. Che cosa abbiamo visto allora? Come ho detto, io non ho una spiegazione plausibile. Quando la bambina ha avuto quella specie di crisi, secondo te cos'è successo? Che vuoi che ne sappia? È quella ragazza che ho visto nel bosco. Conosco la ragazzina. L'avevo già vista nel bosco con Angela. La donna, la mia sosia, a cosa va incontro se dichiarata colpevole? A Little Hope le sentenze per le streghe riconosciute tali erano sempre brutali. Morti violente, affogate, impiccate, bruciate. Spero sia, o fosse, ritenuta innocente. Non credo, zia. Molte volte le accuse erano infondate, sostenute da qualche rivale o da qualche ficcanaso bugiardo, come quella bambina. Persone che traevano un morboso piacere ad avvelenare la comunità. Io sarei... non so, raga, se dire niente. Sono d'accordo. Credo anch'io.
che la bambina sì, sapesse cioè, quello l'espressione che faceva, quando ha messo nei guai alla Angela fine. La donna, la mia sosia, era disperata, quasi traumatizzata. Sì, uno spettacolo davvero penoso. Suo marito ti somigliava, penso se ne sia accorto, vediamo come reagisce. C'è un'altra cosa strana. Suo marito era identico a te, professore. Un dettaglio mi ha messo a disagio. Le due persone assieme alla bambina... Che senso ha tutto questo? Salta le frasi, regà. Si bloccano le frasi, non so perché. Ma chi è? Ehi, professore! Oh! Siete lì! Sono coraggio, e degno. Andiamo. Comunque questo non è molto stabile, regà, mentalmente. Non proprio per niente. Ehi, Taylor! Siamo qui! Non riusciamo ad aprire le porte! Nemmeno noi! Sono chiuse. Sarà chiusa a chiave. Già. Proviamo a forzare insieme la maniglia. 3, 2, 1. Dai, proviamo. Tira, tira, tira. Oh! Ciao, ragazzi. Ben rivisti, Taylor. Ben ritrovati. Ehi, professore. Ehi, avete trovato qualcosa? No, proprio niente di utile. Soltanto robaccia. Sei ancora convinta che dobbiamo restare divisi? Diciamo che adesso sono disposta a valutare altre opzioni. Sono contenta che vi divertiate. Personalmente penso che siamo nella merda. Hanno accusato la tua sosia di stregoneria, lo sai? Non solo accusata, ma anche processata e condannata. Dobbiamo scoprire cosa rischia quella donna e che cosa intendono farle. È una buona idea, ma come possiamo fare per scoprirlo? Continuare. Da quella parte siamo già stati. Forse la risposta si trova nell'unica direzione che ci manca. Cioè, sempre verso la città. Ma al diavolo. Cosa? È una follia! Non possiamo permetterci di andare allo sbaraglio. Tutto punta in una direzione, figlia mia. Il processo, la bambina, la sosia di Angela. Tutto sembra andare in un'unica direzione. Resta da capire quanto è pericolosa la destinazione. Dobbiamo ammettere che rischiamo davvero grosso. È tutto strano, è tutto assurdo, regà. Allora ragazzi, eccoci qua. Io vi chiedo scusa, questo episodio è durato più del previsto, però ovviamente essendo nel bel mezzo, raga, poi dei filmati, dell'azione eccetera, non me la sentivo di interrompere così. Non so che dire, penso di aver espresso comunque il mio dubbio sempre positivo già poco fa. È tutto ancora in sospeso, ragazzi, non... cioè ci stanno mostrando delle cose... ma non ci permettono di capirle fino in fondo, ovviamente, quale sia il collegamento, perché i personaggi siano uguali. È tutto strano, ed è strano perché non ci fanno manco capire effettivamente sta bambina, se... anche se a me non mi ispira niente di buono, se, cioè, se comunque sta bambina sia buona oppure no, oppure se veramente continua ad essere comunque sempre l'incarnazione del male, fondamentalmente. Per cui, vedremo, dai, come... cosa succederà la prossima volta? Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!